Benvenuti in questo video, sono Gianni95 e questo è Minecraft. Allora, in questo episodio vi andrò a mostrare una struttura che non vi ho mostrato negli scorsi episodi perché me ne ero proprio dimenticata come struttura, perché comunque cioè, ho avuto un sacco di cose da fare, un sacco di cose da progettare e ho perso appunto la cognizione del tempo su questa cosa qua perché ho dimenticato di mostrarla, però ve la mostrerò adesso. Tanto è una struttura semplice che non richiede tempo. E cioè, un po' tipo sì, però magari un video da 10 minuti, non un video da 30 minuti. Quindi sarà abbastanza breve, spero di essere abbastanza breve. Poi prima di mostrarvi questa struttura, vedete che nel mio inventario non c'è l'ascia, non c'è il piccone e la spada. Adesso vi faccio vedere che qua ho lasciato un po' di roba, i miei materiali, il secchio d'acqua, perché la struttura che vi andrò a mostrare, Come appunto avete letto dal titolo, perché sicuramente avrò messo il titolo, spero di averlo messo il titolo, è una struttura del Nether, quindi ve la mostrerò nel Nether. Cioè andrò ad andare nel Nether, quindi non porterò la mia roba in diamante nel Nether, perché se rischio di cadere per tutta l'armatura. Anche se quella che vi devo mostrare è una struttura sicura, quindi non dovrei cadere, non dovrei fare niente, perché tanto appena spawniamo siamo lì nella stanza, quindi è la stanza della lobby del Nether praticamente, quindi è quello lì. Qua vedete che ho le mie armatura, le mie robe, le mie cose preziose, e quelle molto più preziose, perché alcune cose preziose le ho messe anche qua. Ho messo il carbone, il rame, la polvere di luminite, il quarzo, e ho messo un po' di roba qua, e qua ci ho messo dell'altra ancora roba. Devo anche sistemare tutto e devo portare tutto giù, ma prima di fare questo devo avere i shulker boss, perché con i shulker boss posso portare più roba giù. Vedete quante ceste devo portare giù, ce ne sono tantissime, devo portare giù tutte, e anche quelle che stanno al mob spawner, non quello di tutti i mob, quello solo degli zombie, il triplo mob spawner che vi ho fatto vedere in questi episodi, quindi dovreste averlo visto. Poi qua la nostra armatura, allora vedete l'armatura con riparazione 1 su tutta l'armatura, e quindi l'armatura ammazzata, ma anche solo trasformare in netherite, ma quella ci vorrà il suo tempo perché la netherite non è che cresce sugli alberi. Devo ancora prendere il primo pezzo di netherite, devo ancora prendere, quindi proprio non ho preso niente, ma questo lo farò off camera perché andrò io nel Nether a trovare la netherite. E poi dopo dovrò trovare dei speciali oggetti per poter modificare l'armatura in diamanti in netherite. Quindi devo trovare dei template, una cosa del genere, non so come funzioni, non ho mai trovato uno, quindi non lo so come posso trovarli, perché sono veramente rari, e quindi da trovare saranno un bel dito nel posto sicuro. Comunque vabbè, però non vi interessa questo, perché tanto lo farò off camera, quindi andrò a cercarla, andrò a netherite e andrò a cercare i template, quelli che si utilizzano per trasformare i pezzi di armatura e forse anche gli attrezzi. Non so se gli attrezzi servono anche con il template, però dovrò vedere, però non ve lo farò vedere adesso, ci penserò io poi off camera. Poi ho messo come titolo della spada la spada del destino, perché secondo me ci sta tantissimo. Poi il piccone e scadrill, la pala ancora non l'ho fatta, sarebbe questa qua la pala, però ancora non gli ho dato né un nome e né ce l'ho perfetta, quindi devo aspettare a nominarla. Poi ho l'ascia, l'ho chiamata Leviatano perché ho giocato God of War e quindi ci sta come nome per l'ascia, visto che God of War utilizza l'ascia come arma principale, quindi ci sta mettere Leviatano. Potevo chiamare la spada le lame del caos, però sono due, non è una, quindi sarebbe diverso, quindi ho preferito chiamare la spada del destino. Infatti vedete che tutti gli attrezzi qua sono incentrati al massimo, forse devo mettere una filatetta 5 qua sopra la spada, però ci guarderò poi per i fatti miei. Adesso devo vedere come trasformare la spada, perché devo trasformare in netherite e poi devo rendere gli incantesimi perfetti, quindi mi mancherebbe filatetta 5, deve mancarmi solo quello,
gli altri che li ho, quindi non dovrebbe mancarmi altro. Poi il piccone, vabbè, con questi incantesimi, e l'ascia con questi incantesimi. C'è una tema 5, industria 3, tocco di velluto 1, efficienza 5, riparazione 1. Quindi è veramente fatta molto bene. E l'ascia perfetta perché fa anche danno ai mob. Quindi posso utilizzarla anche per difendermi. Tanto si ripara con l'esperienza, quindi posso accumulare tutto la vita dell'attrezzo. E quindi va bene così. Adesso vi andrò a mostrare la struttura, quindi guardatevi questo video che vi sto portando nel Nether. Ci metterà un po' a caricare il Nether, perché il Nether è un po'. Carica molto il mondo in Nether, quindi devo, cioè devo. Questo è il mio villaggio. Devo anche creare un golem. Quindi adesso se vedo se il video durerà troppo poco. No, magari ve lo faccio nel prossimo episodio di creare il golem di ferro. Prendiamo l'armatura e prendiamo gli attrezzi. Ok, mettiamoci l'armatura. Questa è l'armatura da Nether in ferro, perché cioè, non voglio sprecare la roba in diamante, quindi utilizzerò quella in ferro. Mangiamo la carotina, che fa sempre bene, e poi dopo andiamo nel Nether. Adesso vedo quanto dura il video, ma non dovrebbe durare 10 minuti, quindi non dovrei caricarvi anche quello del golem. Quello del golem magari ve lo faccio nel prossimo episodio, che vi faccio vedere un'altra cosa, un'altra struttura che sto realizzando in questo momento. Quindi sì, mi sono stoppato un attimo per mostrarvi il video. Andiamo qua, vedete, questa è la mia lobby nel Nether. Questa è la mia lobby nel Nether. Adesso qua c'è un po' di rocce nel Nether, c'è un po' di sacchi di lava, un Nidium Cremisi e l'accendino, per casomai si spegnesse il portale posso riattivarlo con l'accendino, tanto l'ossidiana non si dovrebbe spaccare. Devo prossimamente andare a prendere le lacrime di Ghast, solo che per quelle mi servirebbe spianare la lava e metterci le lastre di ciottoli, in modo che quando uccido un Ghast la lacrima di Ghast non cade nella lava e io posso andarla a prendere tranquillamente a piedi. Quindi devo riuscire a farlo, perché devo rievocare il drago, quindi mi serve appunto la lacrima di Ghast. 4-5, non mi ricordo quante ne servono. Poi, qua c'è la crafting, qua ci sono le fornaci e un blocco di legno per appunto determinare l'angolo delle fornaci. Anche se avrei dovuto mettere un blocco di ciottoli, magari si stava meglio, però ho preferito mettere il legno perché. Diciamo, non volevo usare i ciottoli per questa cosa qua, anche se comunque è solo uno, quindi non è che sia un grande problema. Però volevo fare quello. Comunque, allora ho fatto il pavimento in lastre di legno, tutto in lastre di legno. Ho fatto il contorno qua di scalettine di mattoni di pietra, così ho un accesso al portale molto più libero, posso camminare direttamente là dentro. Potevo fare il lastre a questa altezza, però ho voluto farlo a un'altezza più bassa, in modo da proteggere il portale da ogni bomba di Ghast che viene lanciata da lontano, perché sennò dopo potrebbe chiudere il portale, quindi non va bene sta cosa. Però anche se l'accendino, quindi con l'accendino potrei riattivarlo, quindi non sarebbe problema. Però per sicurezza ho preferito contornare il portale. Da sopra ho messo dei blocchi di mattone di pietra, questo è il portale semplice, e poi ho messo il soffitto di lastre di legno. Lastre di legno, le pareti le ho fatte. Adesso usciamo. Ho fatto il contorno in legno, il contorno sotto e il contorno, no, il contorno sopra non l'ho mica fatto. Vabbè, ho messo gli angoli in ciottoli. Ho fatto i contorni, i ciottoli, gli angoli dell'edificio, che è un edificio abbastanza piccolo, quindi non c'erebbe problema. Però sì, non ho sprecato molto materiale per fare questa cosa, quindi va bene così. L'importante è risparmiare. Poi ho messo le finestre, 4 finestre per ogni mezza facciata, quindi 8 finestre per ogni facciata, per un totale di 8, 32 lastre di vetro. Poi ho messo doppia porta qua, una porta lì e doppia porta là. Perché
Perché praticamente adesso vi faccio vedere. Il portale è lungo 4 di qua ed è lungo 1 di qua. Quindi della parte dell'1 ci ho messo una porta. Con il bottone, perché appunto ho prevenito il fatto che ci possono essere i pigmen di piglins che stanno davanti alle porte, quindi uso il bottone per aprire le porte e passo quando sono loro che sono di mezzo, in modo da non doverli picchiare, perché non voglio picchiarli, dopo mi attaccano, quindi potrebbe essere un problema. Messo anche qua una porta, e invece dal lato dove c'è il portale, dove c'è la parte larga del portale, ci ho messo due porte, perché comunque il portale è largo 4, quindi siamo le due porte centrali, sia di qua che di là. Quindi non ci sarà una simmetria rispetto a ogni lato, però almeno qua abbiamo la doppia porta, perché sennò non sarebbe simmetrico. Allora ho fatto la doppia porta. Vabbè, comunque, poi dopo ho fatto tutte le pareti in mattoni di pietra e basta, ho fatto questa stanza qua, semplicemente questa, poi qua ci ho messo un po' di mattoni di roccia del Nether, che andrò a cuocere più avanti quando prenderò la lava, infatti mi produce mattoni del Nether, che mi serviranno per costruire con i mattoni, no? Però mi serve anche le verruche che sto già fabbricando da una parte e le andrò anche a raccogliere, però ve le dovrei aver già fatto vedere il posto delle verruche del Nether, che non sta nel Nether, sta nel mondo normale, però ci ho fatto la loro farm così posso accumulare quelli e con quelli e i mattoni del Nether, questi qua, posso produrre i mattoni rossi del Nether, che praticamente sono risparmi di più, perché ne consumi due di mattoni del Nether e due di verruche per fare 4 blocchi di mattoni di pietra rossa, mattoni rossi del Nether. Va bene, dai, allora, qua ci sono le ceste piene, le fornaci piene di mattoni del Nether. Adesso andiamo nel mondo normale perché la stanza ve l'ho fatta vedere, adesso passiamo di là, fa vedere quanto abbiamo registrato, sì, dovrei aver registrato abbastanza, però insieme a voi vorrei fare un'altra achievement. Vorrei fare un'altra achievement. Questo è il mio portale del Nether, gigantesco, è veramente grosso, che così dall'alto lo vediamo per bene. Adesso molliamo tutti gli attrezzi qua dentro. Molliamo tutti gli attrezzi dentro. Adesso comunque vi farò vedere in questi giorni una modifica che ho fatto alla nuova struttura. Tutti gli attrezzi qua dentro, perfetto. A parte la palla, che la palla non ce l'ho ancora in diamante, quindi vabbè, ce l'avrei in diamante, però non la sto utilizzando perché devo far vedere se i villager hanno copulato. No, penso di no, perché non abbiamo fatto più villager. Io gli ho dato il cibo ma non fanno più villager, quindi se sapete il motivo perché non fanno più villager me lo dite. Secondo me perché sono troppi villager, però uno l'avevo tolto per fare spazio a un villager lavoratore, ma non ne producono un altro, quindi non lo so. Comunque per la nuova struttura che sto realizzando in questo periodo, in questo momento, mi servono i villager, quindi vorrei averne 4. Per ora ce ne sono 3 e posso farne solo 3. Lo so, posizionarli solo 3, quando avrò il quarto magari lo svilupperò in un altro villaggio lontano da qui e poi lo porterò lì. Facciamo questo, dormiamo. Ok, perfetto. Ora insieme a voi volevo fare un achievement. Un achievement, tanto il video è durato poco, quindi posso includervi anche questo, anche se non dura 10 minuti, ve lo faccio durare un pochino di più. No, magari lo farei un'altra volta. Credo mi tocca prendere il ferro, le zucche, non ho tutto pronto, quindi magari ve lo faccio vedere un'altra volta. Magari un video un po' più lungo ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere l'achievement. Intanto prendiamoci l'armatura, così nel video prendiamo l'armatura e gli attrezzi. Ok, prendiamo questi tre attrezzi e l'armatura. Equipaggiamo l'armatura e gli attrezzi mettiamoli in ordine, perfetto. E poi prendiamo questo qua, prendiamo qui e veniamo a prendere tutto il legno che abbiamo lasciato qui perché sono andato nel Nether, quindi non porto dei materiali che potrebbe essermi utile qua, perché sennò dopo rischio di perderlo e diventa un casino. Qui prendiamo le lastre, vedete tutto questo materiale che sto prendendo
è tutto materiale che sto utilizzando per fare la nuova struttura, che è una modifica rispetto a una che ho già fatto. Vi ho già fatto vedere la falme di zombie, la tripla falme di zombie, e praticamente questa è una modifica che aggiunge villager e una stanza in più che per tenere al sicuro il passaggio da lì al mob spawn, allo spawn di zombie. Quindi per proteggere di più, per essere più sicuro e anche più carino da vedere. Quindi lo sto realizzando, però non ve lo farò vedere adesso perché la devo ancora completare. Magari in uno dei prossimi giorni lo registro e voi lo vedrete più avanti col tempo. Adesso non so quando vedrete questo video, però va bene così. Va bene, dai, allora io spero che questo video vi sia piaciuto, invito a lasciare un like, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!